Buonasera e benvenuti a cantiere Psicopatologia post-Covid. Angoscia post-Covid? Con Massimo Recalcati. L'epidemia ha fatto emergere sofferenze diffuse, depressioni, attacchi di panico, somatizzazioni, disturbi alimentari e comportamenti autolesivi. Cosa accadrà adesso? Quali effetti post-traumatici dovremo attenderci? Come contrastare un'angoscia collettiva? Di fronte ad un avvenire incerto. Massimore Calcati è uno degli psicoanalisti più noti in Italia. Insegna all'Università di Pavia e di Verona. È fondatore di Giona Sollus, Centro di Clinica Psicoanalitica per i Nuovi Sintomi, e direttore scientifico della scuola di specializzazione in psicoterapia IRPA. Tra le sue numerose pubblicazioni, tradotte in diverse lingue, ricordiamo. L'Uomo senza inconscio, nuove forme della critica psicoanalitica, Raffaello Cortino 2010. Jacques Lacan, Desiderio, godimento e soggettivazione, Raffaello Cortina, Milano 2012. Il complesso di Telemaco, Genitori e figli dopo il tramonto del padre, Feltrinelli Editori, Milano 2013. L'ora di lezione, per un'erotica dell'insegnamento. Enaudi, In Torino 2014. Jacques Lacan, La clinica psicoanalitica, Struttura e Soggetto. Raffaello Cortina, Milano 2016. A Libra Aperto, Una vita e i suoi libri. Feltrinelli, Milano 2018. La notte del Getsemani. Enaudi, Torino 2019. Dal 2014 dirige per Feltrinelli la collana Eredi. Dal 2015 per Mimesis la collana Studi di Psicoanalisi. Collabora con diverse riviste specializzate italiane e internazionali e con le pagine culturali della Repubblica. Vi ricordiamo che Massimo Recalcati sarà disponibile per il firmacopie domani alle 18, prima del suo intervento del cantiere a scuola. L'evento è tradotto simultaneamente nella lingua dei segni italiana ed è accreditato per la formazione di assistenti sociali e di docenti. Vi auguriamo buon ascolto. Buonasera, Buonasera a tutti, è un, veramente un, un piacere, una festa vedere una sala di nuovo così gremita, non capitava da tempo e, e vi voglio ringraziare, spontaneamente mi verrebbe da chiedervi state bene che diciamo, di solito si fa così in questo periodo. Come stai? Vorrei anche eh, dire che Cum non ha perso un passo dal tempo dell'epidemia, abbiamo continuato a lavorare, siamo stati appunto seri. Abbiamo continuato anche nell'eccezione, diciamo così nell'emergenza a fare il nostro lavoro Volevo però ricordare che in questo ultimo anno è mancata una persona molto cara, Cum, amico di molti di noi, e grande anconetano, grande poeta italiano, Francesco Scarabicchi, che ci ha lasciato. che ci ha lasciato l'aprile scorso e a cui voglio dedicare queste parole, l'incontro di oggi. Allora, io vi proporrò alcune riflessioni a voce alta, diciamo, sul tema eh, del post-trauma, perché effettivamente ogni trauma, in quanto tale, implica degli effetti post-traumatici. È il post trauma che ci dice qualcosa sulla qualità, sulla natura del trauma che abbiamo, che abbiamo vissuto. Dunque, facciamo una riflessione su, sul post trauma, anche se siamo ancora per certi versi nel trauma. A partire da una tesi che così vi propongo e che cercherò di argomentare: che se dovessimo eh, riunire i vari sintomi che sono stati anche di ricordati prima che sono quelli prevalenti che noi vediamo emergere sempre più in modo diffuso appunto nel tempo post traumatico, cioè le depressioni, gli attacchi di panico, i disturbi alimentari e le somatizzazioni in particolare, ebbene se dovessimo trovare una radice comune a queste figure eh, psicopatologiche, direi che ciò che le accomuna in questo tempo è il fatto che tutte dicono di una mh, dimensione che io chiamerei dell'uno melanconico, cioè del fatto che si è strappata una rete, si è strappata una connessione, eh, si è come dire prodotta una caduta e tutti questi sintomi sono effetto di questa caduta, cioè del fatto che appunto. Il legame sociale, il legame con l'altro si è disfatto e l'effetto di questo eh, disfacimento sono i sintomi di cui vi parlerò oggi. E quindi, l'uno melanconico è proprio l'esperienza della caduta, dell'uscita fuori dalla rete delle connessioni, dell'esperienza dell'abbandono. E anche, come accade nella melanconia classica, dell'esperienza di un'alterazione profonda del tempo, cioè l'idea che appunto non vi sia più avvenire o quantomeno che l'avvenire, la dimensione del futuro, è fortemente compromessa, destabilizzata. Allora, prima di inoltrarmi in, 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 nell'argomentare questa tesi, Facciamo un passo indietro. Qual è lo sfondo, in cui è avvenuto, lo sfondo clinico, quantomeno, in cui è avvenuta l'epidemia? Io l'ho riassunto come un cambio di paradigma che ha caratterizzato diciamo, non solo la vita collettiva, politica, degli ultimi 30 anni, ma anche la, la stessa psicopatologia. Noi abbiamo visto un passaggio che voglio riassumere in modo molto breve. Da un paradigma eh, neolibertino ad un paradigma securitario, questo prima del Covid. Cosa vuol dire paradigma neolibertino? Noi abbiamo vissuto un tempo che coincide, se volete, col tempo dell'euforia per la globalizzazione, per la liberalizzazione dei mercati, per la, come dire l'oltrepassamento dei confini nazionali, una enfatizzazione della dimensione individuale della libertà. Abbiamo vissuto in quel tempo una clinica che, eh, e quindi sintomi che si manifestavano fondamentalmente come, anche qui vado molto ra rapido, come una incandescenza della pulsione, eh, come una spinta pulsionale a godere senza limiti senza freni, senza mediazioni simboliche, che comportava una sorta di sfida perversa nei confronti della legge, al punto tale che l'unica forma possibile della legge era appunto la dichiarazione dell'assenza della legge, cioè l'idea della pulsione come nuova forma della legge. Quindi neolibertino significa questo, significa che abbiamo vissuto un tempo... In Italia, per fare un riferimento politico molto chiaro, insomma, il tempo del berlusconismo, per esempio, eh, riflette questo tipo di paradigma, eh, dove in primo piano c'era la spinta a godere della pulsione, diciamo così, e la spinta a godere della pulsione, al di là della legge, si affermava come unica forma possibile della legge. Questo paradigma neolibertino, che ha come fondamento una enfatizzazione individualistica della libertà, è entrato in crisi prima del Covid. Perché prima del Covid abbiamo visto affermarsi un altro paradigma, che io chiamo appunto paradigma securitario, dove in primo piano non era più l'esperienza dell'oltrepassamento dell del limite. Così. Non era più l'esperienza della trasgressione libertina del limite, non era più l'euforia diciamo della globalizzazione e del godimento diffuso, era piuttosto una sorta di eh, ehm, recupero del confine, del limite, dell'argine come nuove nuovi oggetti pulsionali. Eh, lo dico nel modo più semplice possibile, il paradigma securitario ha, ha imposto prima del Covid il problema della sicurezza e della difesa della identità nazionale etnica come diciamo così motivo fondamentale della vita della polis, ma anche della vita individuale. Per cui abbiamo visto nella clinica emergere sintomi caratterizzati da un irrigidimento del confine, da una trasformazione del confine in muro, da una sorta di sovranismo psichico, come l'ho definito in un mio libro titolato Le nuove melanconie. Sovranismo non solo come esperienza del politico, diciamo, ma come anche esperienza del soggetto. Il confine cioè è diventato un nuovo oggetto pulsionale. Eh, ora Freud aveva già ri riflettuto sulla dimensione secu paradossalmente securitaria della pulsione, perché quando noi pensiamo alla pulsione pensiamo fondamentalmente a una forza, una spinta, un drang, dice Freud, no? qualcosa che spinge. Nel senso di una, eh, di una energia, di un flusso. Però esiste anche un'altra faccia della pulsione, che non è quella del, del flusso, dell'energia, della forza, della spinta, ma è quella che Freud, in una immagine molto efficace, definisce la infinita sete di obbedienza. Da parte dell'essere umano. No? Gli esseri umani sono, dice Freud, assetati di obbedienza. Ora il termine assetato ha a che fare proprio con la pulsione. No? La sete è una, è, è una spinta, in fondo, è una manifestazione, se volete, dell'essere pulsionale, è, è la radice somatica dell'essere pulsionale. Allora esiste anche una sete di obbedienza che è lo scambio che Freud solleva in psicologia delle masse, una sete dell'obbedienza, esiste cioè la tendenza dell'umano a preferire la schiavitù alla libertà. Allora il paradigma neolibertino si rovescia nel paradigma securitario, conta più della libertà l'obbedienza, la schiavitù la sottomissione in cambio, quindi la rinuncia della libertà in cambio della sicurezza. E questo è il nucleo fondamentale degli studi di psicoanalisi sociale, per esempio sul totalitarismo, sulla psicologia delle masse nell'epoca del fascismo, cioè l'idea che gli esseri umani possono anche preferire le catene alla libertà. È un tema spinoziano d'origine, no? dove Spinoza pone proprio il problema di come è possibile che si preferiscano le catene, la schiavitù alla libertà. ebbene, questo è uno dei paradossi della pulsione securitaria. La pulsione securitaria è una forza di autoconservazione, che preferisce appunto la protezione della vita rispetto alla vita. Ecco il paradosso della pulsione securitaria, no? la protezione della vita... Finisce per contare più della vita. Tutto questo si consumava prima del Covid, si consumava prima del Covid e eh, metteva, diciamo così, in luce, se posso dire ancora nel modo ancora più semplice, metteva in luce, diciamo, una doppiezza fondamentale dell'essere umano come essere pulsionale. Eh? Questa doppiezza consiste nel fatto che per un verso l'umano è Aspirazione alla libertà, necessità della libertà, dell'ossigeno della libertà, e che la pulsione si presta ad incarnare questa spinta verso l'aperto, verso l'aperto, verso il mare, direbbe Nietzsche, no? verso, verso l'allargamento la, de, dei nostri orizzonti, eh, l'affermazione della, della libertà come potenza, con, come potenza di apertura. Da una parte, quindi, la libertà come esperienza di sconfinamento, di sconfinamento, di oltrepassamento del limite. Ricordo sempre che noi in Occidente abbiamo una figura che più, più di tutte incarna questa dimensione della libertà come sconfinamento, che è la figura, la figura classica di Ulisse, no? Ulisse è proprio la. L'incarnazione dell'Ubris, nel senso dell'oltrepassamento dell del noto, del confine, dell'esperienza del viaggio come esperienza di incontro con l'ignoto. Da una parte abbiamo questo. Ma Freud, quando ci parla dell'essere umano come assetato di obbedienza, ci introduce a una faccia più opaca della pulsione, più inquietante. Diciamo che ci introduce ma lo dico senza fare nessun riferimento alla politica, eh, ma mh, resto sul piano clinico della pulsione, ci introduce paradossalmente a incontrare la dimensione fascista della pulsione, cioè che la pulsione porta con sé una spinta autoconservativa. autoconservativa. E allora, diciamo così, il problema non è tanto l'aspirazione alla libertà, ma è come liberarsi della libertà. E dunque l'esperienza della libertà come una vertigine, come un peso, come un'esposizione rischiosa da, dalla quale il soggetto vuole emanciparsi, vuole liberarsi. Questo è un altro paradosso della pulsione securitaria. No? La libertà non è un'aspirazione, è piuttosto un peso, come dice molto bene Eric Fromm, nel libro molto importante intitolato Fuga dalla libertà. No? Quindi la libertà non è un'aspirazione, è un peso, è una vertigine, è il luogo d'angoscia e dunque l'umano, non l'umano diciamo così prepolitico eh, eh, o analfabeta dal punto di vista, l'umano, cioè c'è una spinta dell'umano in quanto tale a rifiutare la libertà a respingere l'esperienza vertiginosa, rischiosa ehm, della libertà. E queste due anime che abbiamo distinto, no? quindi l'anima eh, appunto dello sconfinamento e l'anima che pone il confine come nuovo oggetto pulsionale, di cui appunto il sovranismo è una esperienza, eh, per quel che mi riguarda, è un'esperienza psichica soprattutto. No? Beh, io mi, non mi occupo di politica, mi occupo di, di vita, di eh, psicopatologia e dove, dove abbiamo incontrato l'esperienza psichica del, del, di un sovranismo paradossale in quello che noi prima del covid vedevamo diffondersi, soprattutto nelle nuove generazioni, cioè l'esperienza delle la psichiatria direbbe delle fobie sociali. Fobia sociale vuol dire che la vita non è più spontaneamente aperta alla vita, ma la vita teme la vita, ha paura della vita, si richiude su se stessa, vive il sociale come luogo d'angoscia. Di qui la fobia, che è una, una operazione di distanziamento, di allontanamento dall'oggetto dell'angoscia. Tra, possiamo citare gli ikikomori giapponesi come paradigma della fobia sociale. Ikikomori nella lingua giapponese significa proprio letteralmente eh, mettersi da parte, no? uscire fuori dalla scena sociale, ritirarsi, regredire in una sorta di nicchia, di nicchia narcisistica. Ma tutto questo, è chiaro che mentre dico queste cose ciascuno di noi può eh, facilmente eh, pensare immediatamente a quello che abbiamo vissuto, perché tutto questo ha a che fare con quello che abbiamo vissuto, con le nostre reazioni, le nostre paure, le nostre risposte, ma il, la pre, il prevalere del paradigma securitario e dunque della pulsione securitaria come pulsione claustrale, cioè che pre, pre, privilegia il chiuso all'aperto che privilegia il chiuso all'aperto, era qualcosa che noi clinicamente vedevamo prima del Covid. E col Covid, fatalmente, inevitabilmente, questa tendenza che si era già innescata, diciamo così, in Occidente, Occidente in senso largo ovviamente, si è, come dire, per un verso, quantomeno per un verso, amplificata, fatalmente amplificata. Allora qui allora, arriviamo, se questo è lo sfondo che ho ricostruito molto rapidamente e quindi molto provvisoriamente, entriamo nel merito della, del post trauma e dei suoi sintomi. Beh, intanto il trauma che abbiamo vissuto, anche qui sarò rapido, lo possiamo sintetizzare in modo um, veramente schematico dicendo che... Abbiamo vissuto un'esperienza profonda, profonda di depotenziamento, di depotenziamento. Il trauma ci ha depotenziati, cioè ha ribaltato la nostra potenza, potenza della tecnica, potenza dell'economia, potenza della scienza, ha ribaltato la nostra potenza immaginaria, diciamo così, in una condizione di impotenza di inermità, potremmo dire, no? ci siamo sentiti gettati nella impreparazione. che è Una delle parole più ricorrenti nella narrazione del, del, di quello che abbiamo vissuto, eravamo impreparati. Allora, l'impreparato è l'inerme, no? è il bambino che è fondamentalmente impreparato rispetto alla vita. Noi ci siamo Veramente abbiamo vissuto un'esperienza di regressione in questo senso, di regressione all'inermità, di regressione alla passività, di regressione all'impotenza, per cui la potenza si è trasformata in impotenza, l'attività o l'iperattività in passività. La nostra um, salda posizione antropocentrica si è ribaltata in una condizione appunto infantile di impreparazione fondamentale, insomma, abbiamo vissuto tutto questo. E dunque è chiaro che, vivendo tutto questo, abbiamo vissuto la libertà come pericolo. Ehm, la, la, la quarantena, il primo lockdown, è stata una risposta. Eh, securitaria, forzatamente securitaria, imposta dall'emergenza sanitaria e ha, come dire, posto al centro come esigenza primaria che ha prevalso su ogni altra esigenza, l'esigenza tipicamente securitaria della protezione della vita. Prima di tutto si trattava di proteggere la vita, garantire la sicurezza. Anche diciamo se questo avre... ha comportato per tutti noi una compressione dei nostri diritti, delle nostre libertà. Dunque c'è stata questa esperienza della libertà come pericolo, della libertà come minaccia e c'è stata la risposta securitaria imposta dall'emergenza sanitaria, il distanziamento che è una misura fobica per eccellenza. Il distanziamento, una misura fobica. Quindi, quella fobia sociale che avevamo già conosciuto prima del covid, con l'esperienza della pandemia, si è espansa ed è diventata, diciamo così, il cuore della nostra esperienza del mondo. Siamo stati tutti fobici. No? La, la fobia è stata una, una risposta collettiva, anche politica per certi versi, necessaria, necessaria alla. Alla protezione della vita, alla protezione della vita. Da questo punto di vista il virus ha eh, alimentato la paura nei confronti della vita, cioè la paura nei confronti dell'aperto, la paura nei confronti dell'altro, la paura nei confronti della libertà. E quindi il rafforzamento della, come dire, della difesa dalla libertà, il rafforzamento immunitario, diciamo così. Come Esposito ci ha chiarito ancora ehm, l'altro giorno, parlando di una inevitabile immunizzazione che si è generata nel corpo sociale nei confronti diciamo così, della ingovernabilità. Di questo, di questo virus. Qua su, qui siamo su un piano descrittivo, dunque abbiamo percepito il luogo dell'aperto come un luogo di pericolo, ma qui devo introdurre subito una differenza perché altrimenti le acque si, si confondono. Quello che abbiamo percepito come luogo di pericolo, appunto l'aperto come luogo di una minaccia, no? luogo di una di una possibile infezione, di un possibile contagio, qualcosa che attenta appunto alla nostra vita, che viola, il confine, che viola il confine, la risposta a questa paura è stata, ripeto, necessariamente eh, fobica. Ma questa fobia, cioè la fobia come risposta al pericolo diffuso eh, che il virus ha incarnato, è securitaria sul piano fenomenologico, quindi è fenomenologicamente una risposta securitaria. Ma eticamente non rientra, diciamo così, nel paradigma securitario che ho descritto prima, perché nella misura in cui noi abbiamo collettivamente fatto esperienza della necessaria rinuncia alla libertà. La necessaria rinuncia alla libertà non l'abbiamo fatto per sottometterci ad un padrone, questa è la pulsione securitaria descritta nella psicologia delle masse del fascismo. Ma abbiamo fatto questa rinuncia alla libertà, abbiamo fatto esperienza di questa rinuncia della libertà, come se volete l'esperienza più alta dal punto di vista etico possibile della libertà, cioè la rinuncia alla libertà. L'accettare la, la, la compressione dei nostri diritti è stata la forma più alta di esperienza della libertà. Questo è un punto su cui io ho insistito anche l'anno scorso: che ho sempre insistito nel descrivere che diciamo così, il fatto che siamo stati obbligati a comportamenti di prudenza, a restringere il nost la nostra. Possibilità di movimento, siamo stati obbligati alla rinuncia alla libertà, questo ci ha insegnato che la libertà come l'avevamo interpretata attraverso il paradigma neolibertino era un'impostura, che la libertà non coincide con una volontà personale, privata, che l'individualismo non è una rappresentazione adeguata della libertà, che la libertà o è Connessione, vincolo, legame, solidarietà, io dico anche fratellanza, anche se si dovrebbe ragionare su questo termine: o la libertà è questo, oppure è un'impostura libertina. La libertà non è una proprietà dell'individuo. Questo ci ha insegnato il magistero del Covid, ci ha insegnato che la libertà o, si, o è esperienza del legame. O è una menzogna, o è una menzogna. Al tempo stesso, però, eh, il virus ci ha anche insegnato, ha eh, messo, meglio, ha fatto emergere un'altra esperienza, diciamo così, umana eh, fondamentale, che prescinde dal COVID, ma il COVID ha come. Ha come esasperato, diciamo così, amplificato, che il doppio volto dell'altro. Il, il magistero del Covid ha illuminato il doppio volto fondamentale dell'altro. Non solo il do, la doppia anima dell'uomo, sconfinamento, necessità del confine, abbiamo detto, no? ma la doppia anima dell'altro, cioè per un verso l'essere umano. Senza l'altro diciamo è perduto, si può dire così molto rapidamente, no? senza la risposta dell'altro la vita non viene alla vita. Se non c'è nessuno che risponde al grido di un bambino, il bambino perisce. La vita nasce solo grazie alla presenza dell'altro, alla risposta dell'altro. Quindi noi siamo nulla senza l'altro, per un verso. E dunque l'altro è, per un verso, l'ossigeno della vita. E il Covid cosa ci insegna? Che l'altro è una minaccia per la vita. Quindi che l'altro non solo è il sostegno della vita, non solo è l'ossigeno della vita, non solo è il supporto della vita, non solo è essenziale alla vita, ma che l'altro è anche minaccia della vita, rischio della vita, perturbazione della vita. E questo doppio volto dell'altro, e qui arrivo alle patologie, questo doppio volto dell'altro, cioè l'altro che è al tempo stesso appunto necessità vitale, senza l'altro noi periamo, la nostra vita, come dire, si appassisce, noi abbiamo bisogno dell'acqua dell'altro, altrimenti siamo come i gerani d'estate, no? la vita appassisce. Dall'altra parte però la presenza dell'altro è sempre una destabilizzazione della mia vita. Si vede bene anche, scusate questo riferimento, nei legami d'amore. I legami d'amore cosa ci dicono? Qualunque legame d'amore ci dice che senza l'altro, come dire, io sono... Privato di me stesso, senza l'altro io sono privato di me stesso, che già questa è una formula che andrebbe molto diciamo ragionata: ma senza l'altro io mi sento privato di me stesso. Ma proprio perché l'altro acquista nel legame d'amore questa, eh, questa dimensione costituente della mia vita, l'altro diventa anche un fattore di dipendenza e dunque di destabilizzazione. Per questo molti uomini soprattutto uomini, evitano a gambe levate l'incontro d'amore. No? Lo evitano perché l'incontro d'amore destabilizza la loro identità, impone alla loro identità, come dire, una apertura eh, che è in sé perturbante. Ma il legame d'amore è in realtà ogni forma di legame con l'altro, ha questa doppia faccia la faccia per cui senza l'altro appunto io cado in una fossa e però la presenza dell'altro è vissuta come una perturbazione dell'equilibrio dell omeostatico, direbbe Freud, dell'apparato psichico. Ecco, allora rispetto a questi due volti dell'altro noi abbiamo, incontriamo nella psicopatologia post-Covid una serie di sintomi che vorrei proprio rapidamente mostrare mostrarvi per il legame che hanno con questo ragionamento che ho eh, rapidamente impostato. Beh, il primo, lo abbiamo già citato, è la protezione, la protezione fobica. Gli psichiatri, i nostri colleghi psichiatri annunciano, ipotizzano che eh, lo strascico maggiore dal punto di vista psicopatologico eh, della, di questa esperienza sarà diciamo così un disturbo post traumatico di adattamento. Disturbo post traumatico di adattamento è una categoria coniata dalla eh, psichiatria nordamericana, soprattutto e inclusa nel DSM, ma soprattutto a partire dall'esperienza dei reduci del Vietnam. Cioè i reduci del Vietnam hanno fatto esperienza dell'altro come luogo minaccioso per la propria vita la guerra e il ritorno a casa e dunque le, il reinserimento sociale appariva così difficile, così precario, proprio perché si faceva fatica a scostare eh, l'immagine dell'altro ostile, dell'altro come minaccia dall'immagine dell'altro come luogo socialmente affidabile. Quindi gli psichiatri ipotizzano e non è un'ipotesi non è un'ipotesi diciamo, insensata, anzi è, è un'ipotesi molto seria questa, no? che noi avremmo nella nost nei nostri legami, nella vita delle organizzazioni, nella vita stessa delle istituzioni, avremmo il problema di ricostruire un'immagine affidabile dell'altro, cioè di ricostruire il volto affidabile dell'altro. E questo mi pare un grande nostro compito anche, no? il compito di intervenire per provare a reintrodurre, diciamo così tecnicamente noi diciamo reintrodurre il codice materno, se il codice materno è quel codice che rende l'altro affidabile, per appunto bonificare il luogo dell'altro. Da, questa, da, questa, da questo elemento appunto che lo rende inaffidabile e pericoloso. Inaffidabile e pericoloso quindi che lo rende una minaccia. L'uno melanconico è esattamente questo. L'uno melanconico si slaccia dal legame con l'altro perché percepisce che l'altro è il luogo di una minaccia e non Dell'ossigeno che serve alla vita. Quindi noi avremo sicuramente una radicalizzazione delle fobie sociali, disturbi di adattamento in questo senso, avremo il problema di ricostruire la trama dei legami, ripeto, non solo nelle nostre vite individuali ma anche nelle vite delle organizzazioni. Secondo punto che è assolutamente l'altra faccia della, della fobia sociale, che è l'odio, e dunque la risposta rabbiosa, e dunque la risposta violenta, e dunque la violenza, l'esperienza della violenza come, come eh, sintomo, diciamo così, post-COVID, una regressione all'odio. Già vediamo dei segni, no? Nel nostro tempo molto gravi. Si vede bene come diciamo, la violenza si sta diffondendo e certamente c'è un punto che non voglio approfondire perché riguarda più la politica che non la psicopatologia. C'è violenza anche laddove diciamo così, le istituzioni ritardano a rispondere al, al grido diciamo, dei, più, dei più vulnerabili, dei più fragili. Eh. È fondamentale il fattore tempo in queste cose, no? cioè più l'istituzione risponde rapidamente al disagio, al, allo smarrimento, alle difficoltà anche economiche che colpiscono soprattutto i ceti più fragili, più si riduce diciamo così, la temperatura pulsionale che accende la risposta, la, risposta, la risposta violenta. Ma la violenza va al di là di questo. Cioè ci sarà, secondo me, una spinta alla reazione rabbiosa, violenta, perché eh, qual è, secondo Freud, l'origine veramente più radicale della violenza, l'origine più radicale dell'odio? Eh, punto proprio eh, originario, genealogicamente originario dell'odio. Chi si odia? La risposta che dà Freud è abbastanza sconcertante. Eh, dice: eh, il, primo il primo vero oggetto d'odio è il mondo. Che cosa vuol dire che il primo vero oggetto d'odio è il mondo? Cioè è l'esperienza che il bambino fa eh, nella sua impreparazione alla vita dell'esterno, dell'altro. Come straniero, come estraneo, come apportatore di eccitazioni, stimolazioni che il bambino non può governare, non può controllare, non può gestire e alle quali risponde attraverso la negazione, attraverso l'odio, attraverso, Freud dice, lo sputare. No, lo sputare come prima manifestazione patemica proprio dell'odio originario del bambino, cioè sputare vuol dire appunto tenere lontano ehm, ciò che causa tensione, ciò che causa disagio, ciò che causa alterazione no, della, eh, della vita. Questa è una risposta, se volete, aggressivo, melanconica del bambino all'incontro col mondo che in quanto straniero e apportatore di stimoli viene percepito come ostile. C'è una identificazione tra lo straniero, il mondo come straniero, e il mondo come ostile, l'odio come ripudio del mondo. Nella genealogia freudiana noi tocchiamo questo elemento che riguarda, se volete, anche la genesi della pulsione securitaria. L'odio sorge come ripudio del mondo in quanto il mondo appunto perturba l'omeostasi interna all'apparato, perturba la vita, la espone al rischio. Al rischio di quantità di eccitazioni che la sormontano e la possono, appunto, devastare. Ecco, per questo, Freud dice sempre: L'odio è in fondo una forma attraverso la quale si, si prova a preservare il guscio, preservare l'involucro, preservare il confine, la barriera che ci separa dall'altro. Che ci separa dall'altro, è l'origine della pulsione securitaria. La vita ha bisogno di argini, ha bisogno di difese, ha bisogno di barriere. La vita che non conosce filtri, barriere, difese è una vita devastata dalla vita. Per cui l'elemento del confine è molto interessante, questo è un elemento decisivo perché la vita possa istituirsi. Senza confine la vita non si istituisce, resta schizofrenica, diciamo così, senza identità. Per cui noi abbiamo bisogno di fare esistere i confini, eh, ma anche nel, le nostre città, i nostri territori hanno bisogno di preservare le loro identità, le loro memorie, le loro tradizioni, i loro confini. Ma il confine, se è tale, dice Freud, deve, essere, deve assomigliare a una membrana porosa. Cioè deve consentire lo scambio, la transizione, l'incontro, la mediazione nella pulsione securitaria e anche in queste forme di odio e di violenza noi vediamo un appello al confine ma inteso come presidio militare, inteso come roccaforte, come muro, come cemento armato. No? E il confine non come ciò che rende possibile lo scambio della vita con la vita... Ma il confine come appunto scudo rispetto, rispetto alla vita. L'odio, la violenza ribadiscono la necessità di stabilire appunto confini che assomigliano più a muri che non alle membrane porose di cui parla Freud. Assomigliano più a muri e non alla, alla membrana porosa di cui parla Freud. Le fobie sociali sono questo. Eh. Dal punto di vista clinico, sono patologie del confine dove il confine si irrigidisce, diventa carapacico, diventa appunto si ossifica, perde la plasticità della membrana e isola anziché mettere in comunicazione perché la, la membrana porosa ha come finalità quella di consentire il transito, il passaggio. No? E invece eh, la patologia del confine. Irrigidendo il confine lo trasforma in muraglia e dunque impedisce appunto la funzione simbolica del confine che è quella del transito. Questo è un grande capitolo clinico che noi dovremmo trattare. Poi ce n'è un secondo, ancora più, più importante e più diffuso, quello che noi vediamo di più, quantomeno anche nei giovani, ma non solo nei giovani, che è la depressione. Se volete, l'uno melanconico è veramente eh, si mostra nella inclinazione depressiva. Il depresso fondamentalmente tende, come dire, a uscire fuori dalla vita. Il movimento fondamentale del depresso è ritirarsi dalla vita. In questo senso c'è un'analogia tra la fobia sociale e la depressione. La depressione può essere anche pensata come una sorta di eh, fobia sociale zero, cioè l'idea appunto di un ripiegamento narcisistico su di sé e di una frattura, rottura dei legami con l'altro. Mm. Però la depressione che noi incontriamo in questo tempo ha una caratteristica che la rende diversa dalle depressioni che conoscevamo prima del covid. Diciamo, prima del covid, la clinica della depressione è sempre una clinica scusate la rapidità con cui lo dico e anche la sommarietà è una clinica dell'oggetto perduto cioè nel depresso c'è sempre l'esperienza di un oggetto perduto nel passato per cui allora lo sguardo del depresso è rivolto verso il passato il mio corpo non ha più la vigoria di quando avevo vent'anni Quell'occasione professionale mancata ha compromesso la mia vita, quell'amore perduto è eh, irrecuperabile. Cioè, la vita del depresso, classicamente, è una vita assorbita dal passato, sequestrata dal passato che perde appunto la, perde la dimensione, la dimensione dell'avvenire, la dimensione del futuro perché c'è un ripiegamento sul proprio passato. Quello che noi vediamo oggi è una depressione diversa, per certi versi, perché l'oggetto perduto non è iscritto nel passato, ma è iscritto nel futuro, cioè è l'avvenire che diventa oggetto perduto, o se volete il mondo stesso che diventa oggetto perduto. Non c'è l'oggetto perduto alle spalle, l'oggetto perduto è davanti. E', e l'angoscia depressiva che attraversa, ha attraversato e purtroppo attraversa ancora le nostre vite. No? Cioè, torneremo a viaggiare, torneremo a vivere come vivevamo prima, ritorneremo al mondo, ad amare il mondo come l'abbiamo amato prima. Cioè, una serie di interrogazioni che investono l'esistenza del... Dell'avvenire in quanto tale, l'esistenza dell'avvenire in quanto tale, che il virus ha compromesso. Uh, ieri c'era il direttore del Census che ha fatto un ragionamento molto interessante su alcuni dati. Mm, tra questi, non ha citato uno per me dei dati più impressionanti post pandemia che il Census stesso ha ha messo in luce in altre, in altre sue narrazioni insomma, della crisi, cioè il calo drastico, radicale, previsto e già in corso delle nascite. Il fatto che le nascite calino così drasticamente, così bruscamente, è il segnale di un avvenire che appunto si manifesta come una grande incognita. L'avvenire come straniero, quindi come ciò di cui avere paura, no? ciò da cui difendersi, eh, l'avvenire come grande rischio per la vita, l'avvenire non come l'opportunità ma come un grande rischio. Questa è la lettura depressiva del tempo. Nella depressione, il tempo, quindi l'avvenire, viene letto sempre come un'incognita pericolosa e fonte di angoscia. Ehm, arrivo, le ultime due figure che mi sembrano molto importanti sono altrettanto diffuse, drammaticamente diffuse. Noi abbiamo nella nostra professione, nella mia comunità a Milano, il nostro centro... Eh, Adesso non so, abbiamo più di 400 pazienti, abbiamo avuto un aumento del 30% del lavoro clinico, quindi c'è un disagio. Jonas che appunto è uno dei soggetti che collabora a CUM, nelle sue varie sedi ne abbiamo 24, 20... 34 in tutta Italia, tra cui anche ad Ancona, ha visto crescere il suo lavoro clinico in maniera esponenziale. Quindi esiste un disagio. Eh, ci tornerò domani quando parlerò dei giovani, dei ragazzi, della scuola, su come leggere questo disagio. Ma che esista un disagio che il Covid ha potenziato è fuori, è fuori di dubbio. Allora, tra questi sintomi. Il sintomo del panico è un altro sintomo che è cresciuto esponenzialmente. No? Ecco, qui non ho molto tempo, però perché? Perché il panico? Quando c'è panico? Eh, c'è panico quando l'altro, il grande altro simbolico, l'altro che ci dà i punti di riferimento, l'altro che agisce come una sorta di bussola orientativa rispetto alla nostra vita quando l'altro si disfa, quando l'altro non è più in grado di offrirci questa bussola. Allora abbiamo l'emergenza del panico, che è tra l'altro esperienza dell'angoscia, il panico è un'esperienza dell'angoscia nei confronti dell'ingovernabilità della vita. L'angoscia del panico è sempre angoscia in rapporto, diciamo, all'ingovernabilità della morte per un verso, ma anche della vita per un altro verso. L'attacco di panico segnala che la vita è diventata, come dire, luogo di una eccedenza, di un eccesso che io non riesco a governare, che mi travolge, che mi travolge e mi rende, come accade nei panicati, che mi rende inerme. Mi, rende, mi sovrasta e mi rende inerme. Ecco, il fatto che il panico sia diventata una delle cifre cliniche più fondamentali per leggere il disagio post-Covid segnala esattamente questo doppio movimento. L'altro si disfa sotto i colpi della pandemia e dall'altra parte la vita diventa luogo di angoscia, la vita paura della vita, la vita angosciata dall'eccesso della vita. Se volete, il panico è una risposta alternativa all'odio. Eh, Nell'odio si cerca di in, come dire, affermare la vita come possibilità di governo assoluto di se stessa, rifiutando l'altro, e invece nel panico la caduta dell'altro comporta che la vita sovrasti il soggetto. E infine intrecciato al panico con un dinamismo che avevamo già visto prima del Covid, ma adesso ancora più evidente è l'anoressia o i disturbi alimentari soprattutto di tipo restrittivo, non solo, ma soprattutto di tipo restrittivo, dove l'anoressia è veramente quella posizione del soggetto che prova a rovesciare il panico. Che sarebbe l'impossibilità di governare la vita attraverso un governo ossessivo, eh, radicale, estremo del corpo come manifestazione della vita. Quindi abbiamo, un, abbiamo avuto un'accentuazione di comportamenti anoressici, soprattutto nelle nuove generazioni, durante questo tempo pandemico, enorme. Perché se non posso governare la vita. Se la vita è diventata luogo di minacce e di pericolo, posso governare il mio corpo, quello che esce, quello che entra, posso governare ciò che mangio, posso governare, diciamo così, in modo matematico, come accade nelle anoressie restrittive, dove tutto quello che entra e quello che esce deve dare somma zero, cioè deve preservare un equilibrio assoluto nelle forme e nelle tecniche, ahimè, e nelle pratiche che caratterizzano la restrizione anoressica, beh, si tratta di ribadire un'omeostasi e quindi una governabilità del corpo integrale. In questo senso noi abbiamo l'anoressia come tentativo di trattare il panico. E in molti soggetti abbiamo una circolarità tra l'anoressia e il panico. Dove c'è l'anoressia il panico, diciamo, si estingue, ma quando il soggetto perde il rigore della dieta e della postura etica soggettiva dell'anoressia, il cedimento dell'anoressia comporta la risalita del panico. Secondo una circolarità che avevamo già descritto pre-Covid, ma che il Covid diciamo, ha mostrato la sua, la sua drammatica drammatica efficacia. Mi soffermo e poi concludo eh, veramente ancora un momento sulla pos posizione anoressica in questo tempo, eh, perché in questo tempo noi vediamo l'anoressia totalmente disgiunta dall'industria della moda, dal canone estetico. Cioè mentre pre-Covid la diffusione epidemica dell'anoressia aveva soprattutto nelle grandi città come Milano per esempio, aveva molto a che fare con l'affermazione di un canone estetico, cioè la feticizzazione estetica dell'ideale del corpo magro, questa anoressia è solo securitaria, cioè si è deesteticizzata e si manifesta solo come una pratica di governo disciplinare del corpo che contrasta l'esperienza vertiginosa del panico. È questa trasformazione interna, eh, psicopatologica, all'anoressia, la cifra del nostro tempo. La cifra del nostro tempo che noi dobbiamo contrastare, diciamo così, è eh, che la pulsione securitaria si affermi eh, come la sola pulsione possibile che possa garantirci eh, la salvezza e l'uscita da, dalla fossa in cui siamo caduti. Grazie. Ci vediamo domani. A domani. Vi ricordiamo che Massimo Recalcati sarà disponibile per il firmacopie domani alle 18 prima del suo intervento del cantiere Scuola. E vi ricordiamo inoltre di indossare correttamente la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza nell'uscire ordinatamente dalla sala per consentire il rispetto del protocollo di pulizia e di sanificazione. Grazie a tutti e arrivederci.